Bene, buonasera a tutti, vi ringrazio della presenza, soprattutto dei bambini che sono riusciti a convincere i genitori al raddoppio. Bello, giusto. Ecco, faccio un brevissimo saluto prima dell'introduzione allo spettacolo. La serata di stasera va a inaugurare quella che possiamo chiamare un po' la stagione primaverile che le nostre scuole hanno pensato di proporre alla città di Sondrio, ai nostri genitori, ai bambini, a tutti quelli che vorranno partecipare, grazie al contributo della Cariplo che ha finanziato una serie di eventi che noi abbiamo proposto in un progetto. La stagione appunto con oggi ricomincia la stagione primaverile, che avrà un altro appuntamento venerdì prossimo, dove siamo contenti di dare il via a un ciclo a cui teniamo moltissimo, dal titolo Incontrare dei Maestri, che è un ciclo che abbiamo pensato di proporre a tutti per poter incontrare tre che pensiamo siano un po' i maestri che caratterizzano la nostra storia, la storia della nostra scuola, la storia della nostra città. Venerdì prossimo, grazie al contributo di Franco Lembrini, inizieremo incontrando Don Giussani, che è il più giovane dei tre maestri che incontreremo, e il titolo sarà Don Giussani Educatore. Il ciclo, con una frequenza, poi vedrete dagli appuntamenti, ogni tre settimane circa ci sarà un altro incontro. Il secondo sarà su Don Milani, che è un altro grande educatore su cui ci capita spesso di soffermarci nelle nostre riunioni, e in coda, ma non in coda, solo perché è il più antico, Don Bosco. Noi siamo qui ospiti appunto dei salesiani, perché ci sembrava importante farvi partecipi del fatto che una scuola dove paradossalmente facciamo i maestri di professione, ma penso che valga lo stesso, a maggior ragione forse per i genitori o per tutti gli educatori, per essere dei maestri bisogna avere dei maestri, e non possiamo, anche se ci sembra di averli conosciuti, di aver fatto nostre le grandi idee e il metodo pedagogico di questi maestri, abbiamo bisogno di rincontrarli. Per cui vi invito già da oggi, in questi cicli di incontro saranno tutti all'Eccelsior. Dopo ce ne saranno degli altri, ma avremo modo durante la primavera. Adesso iniziamo quindi la stagione in compagnia di Sergio Procopio, che i bambini presenti hanno già conosciuto ieri a scuola, dove hanno partecipato allo spettacolo proposto. Il titolo dello spettacolo è L'uomo e il mare di plastica. Uno spettacolo che parla dell'uomo, quell'uomo che, messo di fronte all'immensità e alla bellezza della natura, non capisce il suo ruolo di custode e ne fa scempio. Lo spettacolo è un'avventura in alto mare, tutto di plastica e oggetti riciclati, fatta di creatività, improvvisazione e fantasia, che si ispira a uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi, Il vecchio e il mare di Hemingway, senza parole ma con la potenza del silenzio. Un silenzio così assordante che tapparsi le orecchie non serve. Buon spettacolo. Thank you.
Salao, che nel dialetto locale è la peggior forma di sfortuna. Quando sarà vecchio,
Thank you.
che cosa hai portato? Un boccone da mangiare. Ah, non ho molta fame. Vieni a mangiare. Non si può andare a pesca senza mangiare. Lo dici tu? Non andrai a pesca di giuro finché ci sarò io. Allora cerca di vivere a lungo e guardati. Chi ti ha dato questa roba? Martine, al ristorante. Oh, bene. Devo ricordarmi di ringraziarlo. Ci ho già pensato io. È inutile fargli due. Avevano mangiato senza un lume sul tavolo e oramai si era fatto scuro. Come al solito, il vecchio e il ragazzo avevano parlato di baseball, delle prodezze del grande Di Maggio, che era ritornato in forma, e degli altri giocatori della squadra. E dimmi qualcosa del grande Gianni J. McGraw. Anche lui ogni tanto veniva al caffè, ecco, sono passati degli anni. Credo che si interessasse di corse, oltre che delle squadre di baseball, almeno mi ricordo che portava sempre in tasca un elenco di cavalli. E spesso lo sentivamo dire nomi di cavalli al telefono. Era un grande allenatore. Thank you.
Ba 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 ba
ha visto un uccello marino e si calò rapido scendendo sulle ali lunghe e sottili e poi tornò a roteare. Ma dove sono diretti gli uccelli? Prima che fosse giorno chiaro, aveva gettato le esche e si lasciava trasportare dalla corrente. La prima esca giungeva a 40 braccia, la seconda a 75 e la terza e la quarta erano sprofondate nel lago blu a 100 e 125 braccia. Visto un uccello marino che si volò rapido scendendo sulle ali lunghe e sottili.
Vieni! Via! Vai! Via! Vai! Via! 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 Oh,
vedo nulla. Hai visto, visto. Cosa vuol dire far l'artista? Sì, sì. Bene. Ed acceso. Se c'è qualche domanda, qualche curiosità, ieri i ragazzi ne hanno fatte tantissime. Ecco, forse è meglio. Ecco. Oh, ritorniamo nella cosa. Ecco. Io quando ho letto questo piccolo romanzo, 62, 68 pagine, io mi... Dove? Ho perso un tempo. Cos'è che mi dici? Ah. Dove? Io ho i pantaloncini. Tanti sono sotto. Sotto sono i pantaloncini. Sì. Allora, molto brevemente, io quando per la prima volta, più o meno 23-24 anni, ho letto, no, prima che mi sposassi, ho letto questo libro qua, L'uomo, scusate, Il vecchio e il mare di Hemingway. L'ho dovuto leggere tre volte perché non l'avevo capito io. Cioè, leggi il libro, è bello, no? Quindi vedi questo vecchietto qui in solitudine che va a pescare, prende questo enorme pesce spada, ma enorme, era talmente enorme che ha dovuto legarlo fuori dalla barca, perché era troppo grosso, non ci stava, tanto è vero che lui non si è accontentato, un po' come noi uomini, no? Non ci accontentiamo mai. Allora ha preso questo enorme, lo porta a casa, fa vedere che lui l'ha preso molto orgoglioso, molto come siamo noi uomini, cioè noi piuttosto, ma pestiamo i piedi, ma dobbiamo arrivare lì. Lui arriva a casa, so che poco prima di arrivare a casa arrivano gli squali e glielo mangiano via tutto, un po' quello che è accaduto. Poi ero un po' ubriaco, nell'immaginazione ho preso questo enorme divano, sono arrivati gli squali e me l'hanno portato via. Ho dovuto leggerlo tre volte perché non avevo capito il finale. Anche adesso ci penso, effettivamente si fa fatica a capire bene il finale, ma era molto chiaro e io non l'avevo capito. La terza volta ho capito che lui aveva preso un pesce troppo grosso. Noi facciamo sempre così, usiamo troppa natura, troppo moci, praticamente vogliamo noi comandare sulla natura, ma prima o poi la natura, cioè gli squali, verranno a riprendersi ciò che è suo. In effetti quell'enorme pesce spada non era tutto dell'uomo, che prendiamo in mare. Prendiamo i pesci, li mangiamo, ma se noi ne prendiamo troppi, il rischio è che nell'Oceano Pacifico non ci sono più pesci. Ed è quello che abbiamo combinato. Allora è importante, io ringrazio la dirigente, che mi aiuta anche a me a dire questa cosa a tutte le scuole. Guardate che dobbiamo rispettare la natura, chiaramente io lo dico attraverso il riso, il sorriso, attraverso queste cose per dire proprio dobbiamo rispettare la natura, perché prima o poi, sta già accadendo, gli adulti lo sanno, la natura verrà a riprendersi ciò che è suo. Grazie, siamo contentissimi di aver introdotto questo nella nostra scuola, vi ringraziamo ancora per la presenza e buona serata. Ah, c'è una domanda? Ah, prego. Sì, in realtà lo sono due tanti anni fa. Sì, no, ma io ho girato moltissimo qui a Sud, grazie anche al Maurizio Giolola, che un altro dirigente scolastico che in fondo non parla, si nasconde, ma mi ha aiutato lui insieme a Don Vittorio, di cui il nome è questa sala, mi hanno aiutato moltissimo a diventare quello che sono oggi, cioè fare il clown, portare dei messaggi attraverso il sorriso, però mi piace, in fondo tuttavia io sono stato lei, tornerò a Sondrio perché mi ho presentato come regista con la scena lì là dietro, mi ha preparato un nuovissimo spettacolo, fino a 4.0, che parla del problema di cellulare. Grazie, buona serata. C'è una domanda? Ah, c'è una domanda. Io sono nascosto da questo, no, vedi, sono completamente nascosto tra il buio e la luce e sono proprio io che lo butto via. E poi lo sposto e non c'è più. È la magia del teatro, mi fa simulare le cose, ed è bello che tu l'abbia chiesto, perché vuol dire che hai vissuto la magia, ed è bellissimo, eh. Stasera te l'hai detto con tempi, Che bello, adesso l'hai detto con tempi, che bello. Mamma la madre dal tuo bacino, non l'ha detto, e la giornata è tac, vicino. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie.